Ha avuto la sua occasione. Cancelli. Sono quelle empie creature, lo so. Non le ho mai viste spingersi così oltre. Non ancora. Credi che Orion possa salvare perfino loro? Cosa? Tali abomini non si muovono. E poi i cancelli hanno tutto. Io non temo. Dopo la benedizione di Orion, non temo nulla. A Greystone ho abbattuto un gigante dell'arma. Ma quelle bestie non erano normali. Da dove credi che arrivino? Dal sottosuolo? O forse emerse dalle acque? Con il mal di testa che ho, credo che siano i miei incubi. Hanno aperto il cranio e sono usciti. Per i denti di Rourke.
le tombe degli dei. Si sta facendo tardi. Dovrei dormire di più. Credo che Orion somministri la sua cura in quella rotonda. Erin è vicina, lo sento. Non meritavo la benedizione di Orion. Alle mura di Greystone ho esitato. Le guardie mi sembravano mostri nel loro nero acciaio. Non era come stasera. Ma ci temevano, amico. Sapevano di non poterci tenere testa. Siamo riusciti a trattenerci e l'intero ponte non c'è più. Un vuoto in Market Street. Tempo piena di gente. Meglio sul letto del fiume che schiavi di quelli bastardi. La città si rimetterà in piedi, fratello. Controlla. È stato un piacere. È dappertutto. E poi? Il barone ha avuto la sua occasione. Ora è il momento dell'alba eletta. Thank you.
ferro arrugginisce, i motori si rompono. Solo l'Alba Eletta sopravvive. Abbiamo vinto! Perché accade tutto questo? Abbiamo perso per il buio. Perciò. Ehi, che succede? Cosa sarà stato? Dai un'occhiata, fratello. Uno dei nostri è a terra! Non lo lasceremo passare. Hai ucciso in fretta. Non sarò... Barone ha avuto la sua occasione. Ora è il momento dell'Alba Eletta. È un modo per saggiare la mia devozione? L'alba giunge e io sarò lì ad attenderla. Fa male. Fermo! Non lo sporchi a palla! Ah! Thank you.
l'alba giunge e io sarò lì ad attenderla. Non hai idea della sofferenza che stai provando finché egli non ti ha curato, fratello. Fa male. Ho visto dentro le borse di quei dottori. Non sto parlando di dottori, testa fosca. Orion in persona ti salva con la forza del suo stesso credo. Ricordo, mi portò una coppa di acqua sacra, rosso sangue e intrisa del profumo della vita. Vita, fratello. Ricordi? Segnò con essa la mia fronte, da sinistra a destra e... boom! Colpito come... da un fulmine. Allora fa male? No, non intendevo quello. Finché non provi, non capisci. Bruciava dentro di me, sì, ma non era calda. Il lieto fuoco mi purgava dalla miseria e dall'ezio interiore. Un nuovo sangue. Dove sono finiti?